Ciao ragazzi, Go Blast e benvenuti con il secondo episodio della squadra definitiva. Sono Giovane Vengo, 2 Chronostones Fiamma. Quest'oggi, a grande richiesta, andremo a vedere il set, tra virgolette, definitivo, personalizzato per Bailong. Bailong è un attaccante formidabile per il momento, lo continuo a ripetere, è l'attaccante più forte del gioco, mix messo con Tescat, andremo a vederlo. Penso che un tiro più del suo non ci possa essere, infatti abbia a 4-2-4 solo suo di base, con 100 di tecnica. Di tiro, quindi veramente formidabile. Penso che sia il più forte, ma no, io dico penso perché non lo so ancora. Devo ancora esplorare diversi giocatori che sto appunto valutando. Guardiamo subito le sue statistiche: 4-2-4 di tiro, 207 di attacco e 52 di fortuna. Ho parlato delle prime tre più forti perché sono quelle su cui voglio concentrarmi. Il tiro, ragazzi, è molto importante. Bisogna subito maxare Bailong nel tiro finché non avete la tecnica a 30. Una volta che avete la tecnica a 30, date i guantini 0, che gli dà la possibilità di mettere tecnica più 70, in modo da arrivare a 100. L'attacco, sì, diciamo, potevo forse, non serve così alto, anzi, sarebbe forse meglio utilizzare un attacco un po' più basso e aumentare di poco la difesa, perché, per esempio, utilizzare carica preistorica serve anche un minimo di parametro della difesa. La fortuna invece è molto importante perché se stessi chiedendo a cosa serve la fortuna ancora, serve per fare i colpi critici, quindi farli più spesso. Ed è per questo che l'equipaggiamento rispecchia molto questo utilizzo di fortuna, tiro e attacco, perché abbiamo cappelli notturni, fascia angelica che permette di avere più 65 in fortuna, che è tantissimo, ciono risolutivo più 65 in attacco e guanti 0 più 70 in tecnica. Di tutte queste equipaggiamenti, gli unici due che servono assolutamente sono scarpini notturni, che dà 70 in tiro, e guanti zero, che dà 70 in tecnica, quindi assolutamente importantissimi. Passiamo alle tecniche speciali. Abbiamo carica preistorica, scatto anomalo, assalto invincibile, cielo e terra, vento piume, super tecnica. Allora, andiamo per ordine. Carica preistorica una mossa, è la mossa di vento, penso, più forte di questo elemento. A livello di difficoltà e quindi a livello di valori potenzialmente alti. Si trova a distributore di palline, delle mosse difensive e offensive, mi pare delle palline arcobaleno, perché è una mossa molto forte e quindi avete poche possibilità di trovarla, ma insomma la troverete facilmente, ce l'ho fatta anche io, quindi nessun problema. Scatto anomalo è l'unica mossa di tutte queste 6 che ho dato che impara di suo, e anche se forse non è la mossa offensiva che meglio gli si addice, perché forse c'è un'altra più forte, io ce l'ho sempre avuto dall'inizio, scatto anomalo, l'ho sempre utilizzato, livello 5 è potentissimo, quindi io ve la consiglio, perché no. Assalto invincibile è una mossa tecnica proveniente dallo Street Pass, quindi, ripeto, fare una partita dove tu hai il tuo DS e il tuo amico al DS a fianco e collegarvi in wireless. Non si possono fare online le partite, e in wireless una volta al giorno c'è la possibilità di ottenere la mossa Assalto invincibile come Slamecidale finale o come tante altre mosse e non solo. Cielo e terra è la quarta mossa che io ho dato di tiro, quindi io ho dato una mossa di tiro a tre giocatori come Assalto invincibile e una mossa di tiro a un solo giocatore come Cielo e terra. Quella da tre, ogni volta il valore potrebbe cambiare, valore totale anche se di poco, a seconda della tecnica utilizzata dai due giocatori con cui fa la mossa. Vento più super tecnica sono le mosse extra che gli ho dato. Vento più droppabile alle ali acquatiche, maledette ali acquatiche, oppure da Eroe del Vento, nemica per nostalgia. Super tecnica, ce n'è solo una nel gioco, nello scrigno alle amichevoli lotta, mi pare. Lo spirito guerriero che gli ho dato è Pegaso, l'ho portato a livello Omega perché rende più efficaci le tecniche speciali vento per tutta la squadra, quindi importantissimo. Penso che dopo Khmet per Bailong sia l'ideale usare Pegaso. E come potete vedere, adesso vi faccio vedere che per Tescate invece ho adottato l'utilizzo dello Khmet come spirito guerriero, perché penso che sia proprio l'ideale. Khmet è quello spirito guerriero che permette di alzare tutte, cioè di rendere più potenti le mosse di tiro di ogni giocatore, a seconda di quanti giocatori maschili ci sono in campo, mi pare. Andiamo a vedere onde evitare di sbagliare. Esatto, più alti maschili ha, più che possiede questo spirito guerriero potente. Ragazzi, non guardate se l'elemento di questo spirito guerriero è montagna, non importa, non cambia niente, mi raccomando. Quello che è importante fare è portarlo a livello Omega, lo Khmet, perché è importantissimo, e dare vento piume mettercela tutta. Ora mi direte, ma Blast, ma come hai fatto ad avere mettercela tutta e super tecnica se l'avevi già data a Wolfram?
Ovviamente, mentre c'era tutta di test cut, me l'ho fatto scambiare, come diceva tutto da un amico, e Super Tecnica era questo il giocatore a cui l'ho dato. Wolfram o Alex, non ricordo chi dei due, me lo sono fatto scambiare già con Super Tecnica, quindi i motivi sono questi. Comunque vi ripeto che Super Tecnica, mi diceva tutto, sono extra che hanno una piccolissima probabilità di essere droppate anche in sfide Street Pass. Piccolissime perché io l'ho fatto per non so quante centinaia di volte, solamente due mi diceva tutta e un Super Tecnico droppato. Vabbè. Guardiamo adesso i parametri mixi-maxati, un tiro devastante, 7,60. L'attacco 273, la fortuna arriva a 220 e tutte le altre statistiche più o meno avanzano con lentezza, ma avanzano. Anche qui la fortuna risulta molto alta, il tiro potentissimo. Ovviamente come allenare test cut ve lo vado subito a far vedere perché è importante anche allenare nel giusto modo test cut. Eccolo qua, dando il tiro al massimo, probabilmente si può dare anche un 10 in più di tiro, molto probabilmente. In modo che la tecnica arrivi a 1, lasciate stare l'equipaggiamento perché non si passa al giocatore l'equipaggiamento. E quindi l'importante è dare un buonissimo tiro e un buon attacco. Insomma, la fusione esce quello che avete visto. Adesso andremo a testare Bai Long come è solito fare contro questa sfida qua. Che peccato per loro, si prendono sempre dei tiri devastanti. Come vedete, 666 non è proprio l'ideale come valore totale perché fa molto di più concomette. Assolutamente, però questo pensate riesce a fare 1902 con una mossa che è propriamente sua, quindi non ha bisogno di alleati con cui fare la mossa, quindi assolutamente questo è già un buonissimo gol, 1902 non è forse ancora l'ideale, però come vedete dalle partite obiettive, dalle live, fare già un valore del genere è altissimo. Proveremo adesso a utilizzare sempre Cielo e Terra, però con lo spirito guerriero di Tezcat, vedremo se cambia qualcosa. Da come l'ho sempre usato io non dovrebbe cambiare niente, il che è buono, ciò significa che quei valori riesce a farli sia con uno spirito guerriero che con un altro, è indifferente, in modo che si abbia un'alternativa. È molto buono avere due spiriti guerrieri Omega così forti da utilizzare praticamente in entrambi i modi allo stesso valore. Dunque, attiviamo Mette, proviamo subito il tiro, sperando di non farci incappare in palle varie. Ok, come vedete, valore base aumenta di 40, valore base, ma è normale perché è proprio la differenza tra uno spirito guerriero e l'altro. Proviamo di nuovo, dunque, cielo e terra, che ricordo è la mossa in cui c'è solo un giocatore che tira. Vediamo quanto riesce a fare. Ok, 1942, diciamo che ha quel circa 60/100 in più rispetto a utilizzare Pegaso. Quindi, se volete fare un buon tiro. Ancora di più utilizzare lo spirito guerriero di Tezcat. Quindi se avete la possibilità ancora di decidere, quello che vi consiglio è utilizzare Kmet come spirito guerriero a Bai Long. Come ultimo tiro proveremo l'assalto invincibile di Bai Long con lo spirito guerriero di Kmet, perché abbiamo appurato che Kmet fa valori più alti, quindi voglio vedere in diretta che valori riesce a fare. Mamma mia, che lento, è lentissimo. Bai Long tra l'altro sta prendendo pure pie, ma penso che non influenzi nel valore totale. Attiviamo ovviamente il Mix Max di Bai Long con Tezcat, Spirito Guerriero Kmet e proviamo l'assalto invincibile Instant adesso. Valore base, vedete sempre quello, quindi pieno di influenzano. Assalto invincibile e quindi richiede la tecnica anche di Simeon e di Lancer e come vedete fa valori decisamente più alti, 2126, arriva dunque in porta con un valore sicuramente alto più di 2000, ok? Quindi questo è già un buonissimo valore, senza critici, 2100 è un buonissimo valore, tenendo conto che ha dunque 220 più, invece ce l'ha tutta e super tecnica. Dunque ragazzi, questi erano i valori di Bai Long, non sono riuscito in tantissimi miei tentativi personali a fare critico, in live ci riesco sempre, ma in queste amichevoli sfide non ce la faccio, però per chi conosce e segue le live, vede che a volte Bai Long riesce a fare sui 3500 se non di più, valori ragazzi altissimi che talmente alto che non serve quasi. Quindi, in definitiva, ultima domanda a cui posso rispondere, di cui molti mi fanno la domanda: ma non è che è più forte Tezcat e Mixed by Long? No, perché a livello di ranking, proprio di statistiche, il tiro di Bai Long è maggiore rispetto a quello di Tezcat. Non c'è nulla da fare. E comunque è molto più equilibrato Bai Long di Tezcat. E personalmente, io come sento con tipo vento, definisco Bai Long più forte anche solo per l'elemento. Perché con Bai Long si possono insegnare l'assalto invincibile, cielo e terra, mentre con Tezcat mosse di albero così forti non ne conosco, cioè come assalto invincibile non la conosco. Dunque
Dunque ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Spero che questo buy long vi possa piacere e che vi possa creare degli spunti. Fatemi sapere nei commenti chi vorreste vedere come giocatore nella prossima squadra definitiva e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!